colloquiare appunto con l'autrice parlando di questo libro che secondo me, penso ripeto di esprimere i sentimenti di tutti, deve essere letto per almeno tre buoni motivi. Un po' mi ha anticipato l'assessore dicendo che questo libro senz'altro è un omaggio alla nostra Bari ma anche alla nostra regione, perché io sono stata chiamata per esempio anche all'Università del Salento a parlare di questo villaggio che pochi conoscono, di cui pochi anche pugliesi hanno memoria. Quindi innanzitutto è importante portare, diciamo, questo messaggio di accoglienza che è stata Bari ma è stata anche la regione Puglia, diciamo, in tutto, e farlo conoscere ai nostri concittadini regionali. Il secondo motivo è perché sicuramente la nostra Emilia ha voluto fare un omaggio alle sue origini, quindi, e di questo naturalmente poi ce ne parlerai e ci racconterai tu. Il terzo omaggio è chiaramente alla sua famiglia, anche questo lo capiremo. Naturalmente quelli che farà Emilia o quelli che farò io saranno degli accenni, perché la volontà, naturalmente soprattutto qui dell'editore, è quella che voi possiate leggere il libro in prima persona, naturalmente. Quindi saranno tutti spunti che io voglio dare, diciamo, a questa serata e a cui risponderà Emilia. E a questi tre principali motivi se ne aggiunge anche un altro, se vogliamo, una nobile causa, perché nel libro troverete questo pieghevole, questo Debrian One Armenia. Anche di questo, per il funzionamento, vorrei che ce ne parlasse Emilia. Io vi dico soltanto che su ogni libro venduto il 20% del ricavato sarà appunto devoluto a questa Onlus, che ha una sede in Armenia e una sede negli Stati Uniti d'America, e in questo si occupa di vari progetti. Tra questi progetti c'è un progetto del villaggio di Nora Rax. Vi invitiamo anche voi ad andare sul sito, perché man mano diciamo il progresso di questo progetto sarà palese, sarà assolutamente visibile a tutti e condivisibile, soprattutto condivisibile. Quindi Emilia, partiamo innanzitutto da questo tuo omaggio alle origini, direi, alle tue origini armene. Sì, infatti è iniziato proprio così, è un cammino iniziato circa 30 anni fa, quando io ero poco più che adolescente ed ero un po' alla scoperta delle mie origini. E io sapevo di essere armena, ma non si parlava di armeni, non si parlava di Armenia. I nonni erano un po' restii a raccontare il loro dramma, per cui decisi così di trasferirmi a Venezia e di fare alla Ca' Foscari il corso di lingue e letterature orientali, quindi di laurearmi in iranico e armeno. E lì iniziai a scoprire la mia armenità, che divenne abbastanza fervente, tanto che io sapevo di avere questo secondo nome armeno, ma non lo utilizzavo mai. E iniziai a farmi chiamare anche Ashken, tutti mi conoscevano come Ashken, l'armena di Bari. Quindi c'era qualcosa che però mi faceva soffrire in maniera molto profonda, era il fatto che io iniziai a scoprire sempre di più quello che era stato il dramma vissuto dagli armeni e anche la ricchezza di questo popolo. Il popolo armeno sono un popolo antico, sono stati i primi cristiani, sono i nostri, sono stati la culla della civiltà. E la cosa che mi rattristava molto è che nessuno, non solo non sapesse degli armeni e dell'Armenia, nessuno era a conoscenza del dramma che gli armeni avevano vissuto ben due volte. Perché gli armeni hanno vissuto ben due genocidi, uno alla fine dell'Ottocento sotto il sultano Abdulhamid e l'altro all'inizio del Novecento. E così decisi di fare un percorso, il percorso della mia tesi, e in particolare per andare a fondo in quelle che erano le mie origini e la mia famiglia, ma soprattutto per lasciare una testimonianza, la memoria di quello che era stato il loro dramma, in modo che si venisse a sapere, ecco, quello che gli armeni avevano subito e chi erano gli armeni. E iniziai questo progetto, che poi è rimasto accantonato, e poi grazie agli incoraggiamenti di vari amici
ho deciso di diciamo sigillare con la pubblicazione di questo libro. È una fase più matura della vita in cui una tesi non basta più e uno sente che forse la pubblicazione lascia un ricordo indelebile della famiglia e soprattutto della memoria. Questo è stato il mio scopo, la famiglia, le origini, ma soprattutto la memoria degli armeni. Onorarax, storia del villaggio armeno di Bari, il libro che è stato pubblicato dalla Luigi Bramato Edizioni, effettivamente è nato con una tesi, quindi una tesi di laurea a Venezia, giusto? E però appunto il tuo interesse di far conoscere così l'epopea degli armeni poi si è focalizzato sul far conoscere il villaggio. Sul villaggio, perché la Puglia è stata la culla, la salvezza per i miei nonni e per tanti armeni, quindi il villaggio ha costituito un punto di dove loro hanno ritrovato speranza e hanno trovato la vita, quindi anche se erano anni in cui forse non si era così politicamente corretti verso gli stranieri, forse i pugliesi hanno rispetto a tanti altri paesi lo erano di meno, come lo sono tutt'oggi. La storia si ripete, la Puglia diventa terra di passaggio e terra aperta all'accoglienza, e quindi e questo fa grande onore non solo all'Italia e alla Puglia. È una cosa che non succedeva 30 anni fa, ma adesso ai bambini italiani si insegna, si parla di genocidio e si parla degli armeni, e questo fa onore all'Italia e soprattutto alla Puglia. Quindi Onorarax, perché è qui che i miei nonni hanno trovato rifugio e hanno iniziato finalmente a sperare in una vita migliore, che hanno trovato, anche se poi hanno lasciato la Puglia, è stato comunque un rifugio per loro, temporaneo, per molti. I miei nonni no, si sono stabilizzati qui, però è stato, ecco perché ho deciso. E volevo anche ricordare un passaggio che io menziono anche nel libro, che mostra anche questa apertura del comune di Bari verso gli armeni e verso gli stranieri. Il comune di Bari organizzò il 17 ottobre 1924 nel foyer del Teatro Margherita una mostra di tappeti, proprio per mostrare alla cittadinanza barese questa arte che era sconosciuta. L'industria del tappeto di Onorarax è stata la prima industria di manufatti di tappeti in Italia. Quindi questa apertura del comune ad organizzare nel foyer del Teatro Margherita una mostra di tappeti è abbastanza grande come cosa, considerati i tempi. Non fu soltanto il comune di Bari, allora podestà di Crolananza, che volle dotare poi questo villaggio dell'acqua pubblica, quindi si fece arrivare l'acqua dell'acquedotto pugliese, perché poi le storie si intrecciano, no? Ma appunto una società di navigazione chiamata Puglia, che aveva sede a Bari, fece la sua parte. Gli armeni a Bari sono arrivati grazie all'interessamento di Nazariano, ma arrivarono grazie alle vaporiere della società di navigazione Puglia, di cui la LB ha pubblicato un testo, la terza del 1904, ed è affascinante perché Nazarian, l'immagine di questa Bari di inizio Novecento, che era una grande città, una grande e bella città per citare qualcun altro, una bellissima città in forte espansione commerciale ma anche culturale, c'era il Corriere delle Puglie di Martino Cassano, quindi aveva un organo di informazione, c'era un grande commercio portuale, c'era anzi l'esigenza di allargare il porto della città. Perché i commerci, e qui Rupen ci può insegnare, i commerci erano la linfa vitale di questo tessuto urbano, ebbene c'è la necessità anche di realizzare una grande compagnia di navigazione che solcasse i mari addirittura dell'Atlantico, addirittura di Suez, addirittura del più lontano Oriente. Questo lo ha fatto la società Puglia. E quindi io mi sono immaginato, leggendo prima di accettare il lavoro di Lilli, che queste vaporiere, che si chiamavano Piacenza, Brindisi, Molfetta, fossero arrivate nel mare greco, nel porto del Pireo, e avessero preso in tratto in salvo tutti questi armeni che scampavano da queste persecuzioni. Ebbè, allora, come cittadino di questa città, io sono stato contentissimo di pubblicarlo, perché la storia della Puglia si intreccia con quella degli armeni, ma soprattutto si intreccia a filo d'occhio con la storia di questa città, e io credo che la città di Bari
insieme agli armeni de banche, soprattutto ricordare la Puglia. Noi come casa editrice l'abbiamo fatto e lo faremo in una prossima occasione. Possiamo dire che il padre di Nora Rax, il padre putativo di Nora Rax, è stato appunto il poeta e letterato Rande Nazarians, che qui era arrivato poco prima, no? Era arrivato nel 13 a Bari, scampando anche lui alle persecuzioni turche, e che in qualche modo volle far arrivare, come li chiamava lui, tutti i suoi scritti, i suoi fratelli. Quindi questo è la nave Puglia, insomma tutto sta tornando un po', nel 26 arriviamo un po' dopo, però partendo dal 13, dall'aprile del 13, dall'arrivo di Nazarians a Bari, un po' tutto torna, poi tutto si intreccia. Quindi arriva questo folto gruppo con l'imbarcazione e Bari si dota di questo villaggio, un villaggio che all'inizio è formato da... Si inizia con poche unità, ma circa 50, e poi circa nel 1924, dal 24 al 25, così gli armeni divennero circa 120. La comunità era molto fervente, ho detto, cioè, inizialmente i primi anni erano anni difficili, perché anche se la Puglia mostrò grande accoglienza, mancavano le strutture per accogliere gli immigrati, però la generosità era lì, ci voleva del tempo e nel giro di 2 anni, tramite appunto la generosità di tante personalità e il coordinatore di tutto fu Rand Nazarians, gli armeni riuscirono a stabilirsi a Nora Rax. Nora Rax si trova in via Mendola ed erano 6 padiglioni che furono donati e lì si creò proprio una comunità. Molti lavoravano, chi lavorava a tessere i tappeti, chi li disegnava, chi li pensava a colorarli. C'era anche chi si dedicava un po' all'agricoltura, per quello che all'allevamento di piccoli animali, c'era una scuola, una cappellina, era una comunità molto attiva, però ecco, erano anni duri, per cui... Ricordiamo che era il dopoguerra, poi insomma... Era il dopoguerra... Vogliamo ricordare cosa significa Nora Rax? Nora Rax vuol dire nuovo Arasse, l'Arasse o Aras è un fiume che attraversa l'Armenia. E questo è, quindi per loro era come una nuova Armenia. Tradotto un nuovo corso per il popolo armeno. L'acqua rappresenta vita, certo. Per cui... La storia degli armeni appartiene alla città di Bari, ma non solo per la città di Bari, tutta l'Italia fa capo a Bari, perché Bari era un punto fondamentale, un arrivo, un approdo importante. Per la gente che scappava, ma non solo per la gente che scappava, la gente che arrivava qui e portava cultura. Gli armeni nel mondo hanno portato molta cultura in tutti i settori, commerciali, industriali, della chimica, scienziati, di tutto. Anche questo non viene documentato, però ci sono i riconoscimenti, ci sono i testi che parlano chiaro. Gli armeni sono una fonte di ricchezza, basata sulla umiltà, perché con umiltà si cresce e si aiuta a far crescere gli altri. Bisogna essere semplici, perché più chiacchiere si dicono e meno si produce. Nella semplicità c'è il frutto dell'amore, c'è il frutto della crescita, c'è il frutto della propaganda, c'è il frutto dell'abbraccio, che è un sentimento, l'abbraccio, che molti, anche io mi metto in mezzo, perché per conoscere che cos'è un abbraccio ce ne vuole, forse bisogna prima partire e passare all'altra parte per arrivare a una conclusione. Tutte queste cose le ho detto, caratterizzavano il villaggio armeno. Nel villaggio armeno si parlava di amore, i nostri genitori non hanno mai detto una parola forte di astio, di cattiveria, ci hanno solo aiutati a crescere con amore e noi l'abbiamo fatto. Non abbiamo mai ferito nessuno, siamo stati feriti, ma abbiamo fatto finta di niente. La ferita più grossa era, diciamo, il peso, ci facevano pesare alcuni, non alcuni baresi, la nostra presenza,
perché si sentivano oppressi, noi che davamo lavoro, perché siamo arrivati anche a offrire lavoro, si sentivano oppressi, e questa è una storia strana dell'uomo, una forma di difesa sciocca. Paura. Sì, dell'altro. Comunque noi abbiamo iniziato la nostra vita con veramente con molta serenità, umiltà e molta capacità nel vivere tra, diciamo, delle persone estranee. Abbiamo arricchito la cultura, siamo partecipi nell'arricchimento culturale con la nostra, con il nostro lavoro. Il lavoro dei tappeti è un lavoro magnifico, misterioso, come tutte le opere d'arte, come tutti i manufatti. La sua creazione, i disegni, i colori, i segni, ogni tappeto ha una sua storia, è una, sono delle poesie, come le poesie di Nazariano, trasferite sui tappeti. Ma è possibile? Sì, è possibile. Con qualsiasi oggetto d'arte davanti si parla, perché devono entrare in comunione le due cose, l'uomo e l'arte. Allora, quando c'è un colloquio, si arriva a costruire la musica perfetta. Siamo orgogliosi di questo, siamo orgogliosi, però la gente non conosce, le scuole non sanno, ma non solo la storia armena. Incominciamo dalle scuole. Beh, c'è in Italia, c'è, si parla di genocidio in Italia. Ma io non sto parlando di genocidio, sto parlando di altro, perché non è possibile, siamo soffocati nel vedere le cose che non vanno, ci sono, a noi, io, a me succede questo, sono soffocato, mi sento un estraneo, mi sento, perché non è così che si campa, non è così che si crescono i figli, non è così, noi siamo stati educati, in un villaggio armeno, contatto con la terra, si giocava a piedi lunghi sulla terra, in un'altra maniera. E cerchiamo di portare avanti ancora questa filosofia, questo pensiero. Allora, io volevo innanzitutto ringraziare l'amico Carlo Coppola, che non è qui presente, che è stato il mio ispiratore alla pubblicazione. Sempre su alla colpa. Sempre su alla colpa. Zio Rupel, che è stato un mio compagno di viaggio, un grande compagno di viaggio, perché è stato un cammino difficile, è vero Luigi, è chiaramente... Luigi Bramato, con cui ho lavorato benissimo in questi mesi, grazie al mio professore, il mio maestro, professor Zechian, che è stato il mio relatore di tesi e mi ha accompagnato anche a conclusione della pubblicazione di questo lavoro, è stato colui che ha fatto la prefazione. Zechian, chi è oggi? Oggi Zechian non insegna più alla Ca' Fosca di Venezia, ma è arcivescovo degli armeni a Istanbul e di Cilicia. Quindi è una grossa personalità, è religiosa, ma è ancora un grande studioso. Grazie alla Puglia, la mia terra, che non finirò mai di ringraziare per aver dato ai miei nonni e a 120 armeni una seconda possibilità. Un ultimo pensiero, lo leggo perché sono anch'io emozionata e quindi... Molto ancora resta da fare, facciamolo insieme, siate voi con me, portavoce della memoria, facciamo sì che i vostri figli, i vostri nipoti sappiano che gli armeni sono stati un grande popolo, vittime di atroci persecuzioni, facciamo sì che non si dimentichi affinché questo non accada mai più.